Ogni lunedì ci piace incontrare un under 30 che in qualche modo si è distinto o perché si è inventato qualcosa o perché si è dedicato a qualche attività particolare, magari proprio in questo anno così complicato e difficile. Questa mattina andiamo a incontrare Marco Morrone, che ha fondato insieme al fratello, ha ideato una startup che si chiama Olivante. Tra poco ci facciamo spiegare meglio di cosa si tratta, diciamo però che opera nel mondo del food. Marco, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno Marco, grazie a te. Allora, mettere in contatto ristoratori e produttori di olio di tutta Italia, creare una sorta di catena. Come mai questa idea? Sì, io e mio fratello siamo cresciuti ad Ischitello, un paese sul Carcano. Lì è proprio la patria dell'olio, quindi siamo cresciuti col profumo dell'olio, siamo cresciuti con i nostri amici che magari si svegliavano presto, andavano a fare le olive e poi per fare l'olio, quindi siamo insomma cresciuti in questo ambiente. E poi ad esempio io ho vissuto 2 anni a Bergamo e portai con me delle lattine di olio, come per me era normale, e quindi quando lo feci assaggiare dei miei amici di Bergamo, loro impazzirono letteralmente assaggiando il nostro olio pugliese. Da lì poi ci siamo chiesti come poter valorizzare appunto quest'oro giallo della nostra terra e come poter aiutare i piccoli produttori locali a competere con la grande distribuzione organizzata, come poter arrivare direttamente sulle tavole dei ristoratori anche di altre parti d'Italia. Ecco, quindi l'anima è un po' il piccolo produttore, se non ho capito male, perché insomma vabbè, quelli grossi anche esatto. Spesso a livello industriale quelli vi riguardavano poco, quindi piccoli produttori che non dovessero passare lungo una filiera infinita, quindi dal produttore direttamente ai tavoli dei ristoranti, giusto? Esattamente questo è una delle motivazioni di Olivante, uno degli obiettivi di Olivante, proprio quella di aiutare i piccoli produttori ad arrivare sulle tavole dei ristoratori che magari altrimenti non saprebbero neanche dell'esistenza di molti produttori locali, anche perché spesso si vede sulle tavole di molti ristoranti un olio magari europeo oppure una miscela di olio, comunque non olio extravergine. Invece noi in Italia abbiamo la fortuna di avere questo oro giallo, e quindi sarebbe stato un peccato non valorizzare. Noi abbiamo puntato appunto alla valorizzazione anche partendo dal nostro piccolo territorio fino ad arrivare poi a chiunque voglia partecipare ad Olivante. Certo, quindi insomma si parte dall'eccellenza, che il nostro paese, come è noto, è pieno di eccellenze, a volte anche insomma molto piccole, molto circoscritte, e voi insomma aiutate queste eccellenze a emergere, di fatto a diventare qualcosa di più grande, di più conosciuto. Marco Morrone, come stanno andando le cose proprio a livello di rendite? Sì, noi siamo partiti abbastanza bene, nel senso che abbiamo produttori da circa 5 regioni d'Italia e abbiamo avuto molte richieste, quindi siamo dovuti anche un po' fermare e chiudere un attimo perché avevamo veramente molte richieste di produttori. Per i ristoratori anche abbiamo iniziato a muoverci, noi siamo nati nel 2019 e purtroppo non sono stati 2 anni fortunatissimi no. per la ristorazione, quindi c'è stata una breve pausa, però puntiamo a ripartire subito anche adesso, magari con le riaperture dei ristoranti, magari puntiamo a ripartire al massimo anche noi, ecco. Quindi poi per contattarvi insomma devono cercare Olivante, trovate il modo, voi trovate il modo per fare matching tra chi produce e chi poi mette l'olio sulla tavola. Una curiosità anche per i ragazzi di oggi: tu ovviamente dal punto di vista dello studio non hai nulla a che vedere con le olive, ho capito bene? Sì, esattamente. Io ho iniziato i miei studi in scienze giuridiche appunto a Pescara, dopo Bergamo poi mi sono trasferito a Pescara, lì ho iniziato i miei studi in scienze giuridiche, adesso sto facendo una specialistica a Foggia sulla privacy, quindi c'entra veramente poco con il mondo delle start-up, o meglio col mondo soprattutto dell'olio in questo caso. Però ecco, sì, è stato per me importante crearmi un'alternativa, una seconda strada. Certo, insomma, simbolo ed esempio. Bello. Che le passioni si possano coltivare al di là naturalmente del percorso di studi. Marco Morrone, grazie mille per la tua testimonianza, sei uno degli under 30 scelti da Forbes, che rappresenta un po' il meglio in questo target nel nostro paese. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi e buona continuazione.